promise grapes on my arrival bag. A cider, cider, mic, a knife, I'm writing with your cypher lack. Tripling bitches, hype them up, flushing pockets, the time with the fucking profit. Ciao a tutti ragazzi, qua Rampage Anomaly. Quest'oggi ragazzi siamo tornati con un nuovo fantastico video. Ragazzi, dopo due giorni che non ho caricato video, ma ieri sera ho fatto una live, perché appunto, come vi avevo già detto raga, siccome ero senza la TV mi era difficile giocare ovviamente, quindi non sono riuscito a prepararmi dei gameplay da caricare. E quindi niente raga, ieri come avete visto in live abbiamo giocato io e Carmelo insieme nella modalità del torneo, appunto, che c'era il torneo a coppie raga. Ovviamente l'ho giocato con Carmelo e devo dire raga che abbiamo giocato veramente veramente bene. Ci siamo portati a casa due vittorie reali all'interno del torneo. E raga, non è una cosa da scherzarci su, cioè voi dovete capire che il torneo ha un matchmaking che si basa sul punteggio che tu hai. Quindi ad esempio, se hai 20 punti troverai la gente che ha 20 punti come te. E ragazzi, la gente che ha 20 punti è veramente forte, quindi potete ben immaginare che fare due vittorie reali all'interno di un torneo del genere, che ha un matchmaking così, è davvero davvero difficile. Però appunto in questo video andremo insieme a vedere come abbiamo fatto a realizzare queste due vittorie reali e vi darò anche dei consigli su come vincere i tornei, perché raga è veramente difficile. Alt, prima di iniziare vi chiedo di lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Siamo quasi ai 22.000 iscritti raga, ci dobbiamo riuscire ad arrivare, dai, mi raccomando. Quindi condividete questo video con i vostri amici. Altra info importante: sul canale di coppia chiamato Rampage e Sabrix, ve lo lascio qua sotto in descrizione o qua sopra nelle schede, abbiamo iniziato a portare challenge di Fortnite. Quindi raga, se volete un po' più di video, ecco, dove mi si vede la mia bella faccia da pirla, potete andarli a vedere sul canale di coppia, perché appunto porteremo spesso, frequentemente, challenge su Fortnite. Quindi mi raccomando raga, andate a seguirci su quel canale. Detto ciò raga, andiamo insieme a vedere il gameplay. Ok raga, come starete vedendo siamo nel torneo. Questa è stata la nostra primissima partita all'interno del torneo. Come potete vedere siamo scesi in zone dove non c'è gente, perché raga, voi dovete adesso subito capire una cosa. Una cosa che sta praticamente riguardando gli ultimi tornei, perché praticamente hanno cambiato un po' le regole. I punti vi danno più punti in base al posizionamento, quindi dando priorità al posizionamento, il mio consiglio che vi do raga per far tanti punti all'interno di un torneo è cercare di fare meno fight possibili. Lo so, vi sembrerà un consiglio abbastanza strano, cioè nel senso, oh, ci sta dicendo di camperare. Assolutamente no, perché ovviamente facendo solo punti di posizionamento ci arriverete forse tra 20 anni a 25 punti. Dovete anche fare le eliminazioni. Però io vi consiglio di prendervi prima i punti di posizionamento e poi di eliminazione. Ricapitolando, questo torneo ragazzi, come in base a cosa vi dà i punti? Dovete fare 4 uccisioni che siano complessive, quindi ad esempio 2 io, 2 Carmelo, vi dà un punto. 8 uccisioni vi dà un altro punto e mi sembra 10 vi dà un altro punto, qualcosa del genere raga. Comunque è una cosa abbastanza così. Però poi per il posizionamento dovete entrare in top 5, se non sbaglio, in top 10, per ricevere 2 punti. Poi dovete entrare in top 5 o top 3, no, top 3, per ricevere altri 2 punti. Se fate vittoria reale sono altri 2 punti. Quindi raga, so che non sono stato proprio corretto nel spiegarvi ciò, però vi ho fatto più o meno capire cosa sto intendendo. Proprio il torneo stesso vi invoglia che per fare più punti dovete assolutamente posizionarvi tra i primi, in modo tale che vi dà più punti. Bene raga, noi come potete vedere siamo scesi in posti dove non c'era gente, infatti siamo scesi nella casetta dei supereroi della season 4. Là c'è abbastanza loot per tutti e due, devo dire che è stata una bella bella partita. Ovviamente non sarà piena di uccisioni, perché raga è da fenomeni fare in un torneo 20 kill, 15, 10, cioè da fenomeni. Io quello che vi consiglio è giocate prima per posizionamento, poi per kill. In che senso? Se dovete fightare con un team, fatelo quando almeno avete ottenuto i primi 2 punti di posizionamento, quindi che siete in top 10. Questo è il mio consiglio più valido che vi do. Qua, come potete vedere, ho ucciso 2 nemici. Cosa vuol dire? Che se adesso Carmelo fa 2 kill, oppure io ne faccio una e lui ne fa una, arriviamo a 4 kill totali, ci dà un punto, capito? Quindi funziona così il torneo, raga. Secondo me
sono delle regole abbastanza sbagliate. Questo è dovuto al fatto che secondo me le eliminazioni dovrebbero essere più premiate rispetto alla posizione. Questo perché? Perché allora c'è gente che io ho visto, ho incontrato soprattutto nel torneo in singolo, che camperava dentro i cespugli. Cioè è abbastanza una cosa folle. Non è giusto che ovviamente ci si ritrovi magari a 20 punti un player che camperà nei cespugli, cioè potete ben capire che è abbastanza strano, cioè quindi il torneo diciamo che agevola un attimino i nabbi o perlomeno i camper. Però raga, io non vi sto consigliando di camperarvela, io cioè più che altro sto dicendo di girarvela nei posti meno affollati possibili, perché tutta la gente che beccherete all'interno del torneo sarà forte, avrà le mani, raga. Quindi state attenti, fate meno fight possibili. Poi, ancora di più per i player di console, state attenti, dato che ci sono anche i player di PC. Quindi, raga, cercate di giocare alla Shally. Come potete vedere, qua abbiamo già due punti. Quindi, bene o male, siamo messi abbastanza bene. I punti, ragazzi, non so se ci ha già dato i punti per il posizionamento. Perché qua mi sa che avevo solo le 3 kill. Sì, ci ha dato i punti per il posizionamento. Ora guardate, ci stava pushando, vedete, quel fiaba e ci siamo dovuti un attimo mettere, non so, vedete, tipo stile Summer Skirmish, Fall Skirmish, non so se vedete. Abbiamo fatto una specie di struttura dove noi potevamo tranquillamente modificare a nostro modo, cioè in modo tale per fightare i nemici. Cioè raga, è abbastanza difficile da descrivervi ciò, però comunque sia, quello che vi consiglio io di camperarvela, brutto da dire, però diciamolo così, camperatela fino a che non avete preso almeno i punti di posizionamento. Raga, è brutto da dire, lo so, però si gioca così il torneo, perché è il torneo stesso che vi invoglia a farlo, perché se tu premi la gente per il posizionamento capisci che non giocano per le eliminazioni. Perché se ci dai meno punti per le eliminazioni, allora gioco per posizionamento. Come potete vedere, raga, qua è terminata quasi la prima partita. Io appunto terminerò con un punteggio di 4 uccisioni. Appunto adesso metterò il muro, vedete, tac. Ora modifico, spammo colpi 90, gli do l'ultimo colpo di bomba e ci portiamo questa win a casa. 4 kill io, non so quanti Carmelo, però raga, prima partita del torneo abbiamo già 7 punti. Qua stavamo tremando perché la nostra paura era di trovare gente fuori. Infatti, come potete vedere, qua vi ho lasciato anche la ripresa, una Ghoul Trooper con in mano il piccone Candy, quindi il piccone di Natale, rarissimo proprio, e con lo scudo del Cavaliere Nero, una skin proprio tryharder. Davanti a me c'era anche un'operazione Zabaglione, raga, proprio giusto per farvi capire, adesso con 12 punti, perché poi la partita dopo siamo arrivati secondi, quindi con 12 punti, raga, che gente si sta trovando all'interno del torneo. È veramente qualcosa di assurdo. Questa qua, raga, che state guardando è la seconda win che faremo. Difatti siamo ancora scesi nella casa dei supereroi. Una cosa che voglio farvi notare è che più punti farete, più andando avanti troverete gente che scenderà in posti dove nemmeno c'è nome, come abbiamo fatto noi per la casa dei supereroi. Scendono in posti totalmente isolati, senza nome, appunto per aver tempo di lootare, di farsi gli shield, eccetera. Quindi raga, più andrete avanti, più troverete gente che giocherà anche con la vostra testa. Quindi state molto ma molto attenti. Qua raga, vi ho lasciato questo pezzo per farvi capire cosa abbiamo fatto. Siamo andati nell'area corrotta a fianco a Corso Commercio, abbiamo preso i fantasmini e ce ne siamo scappati più lontano possibile, cioè nel senso stavamo costeggiando tutta la safe in modo tale di non andare in mezzo, perché se andate in mezzo alla safe vi chiudono in 50 team e punti non ne fate. Quindi raga, purtroppo nessuno, cioè in pochi, hanno il dono di essere dei pro player tipo stile Ninja, TFU, eccetera. In pochi abbiamo questa opportunità. Quello che vi do io come consiglio, dovete comunque sia avere un minimo di mani, perché dovete essere comunque sia forti, dovete avere un minimo di abilità. Io, come vi ho già detto, raga, cercate di evitare più fight possibili. Cercate di evitarli, vi prendete i punti posizionamento e poi iniziate a fightare. Noi qua ci sono dei fight che non si possono evitare qua, infatti ci siamo imbattuti in questi due player che per di più avevano anche l'RPG. Raga, avere un RPG all'interno di un torneo è una bella carta da giocare, perché comunque si è molto ma molto utile l'RPG all'interno di un torneo. Il materiale, come potete vedere, è limitato, cioè appunto è bloccato a 300 di ogni materiale. Questo perché? Perché il gioco stesso nei tornei vuole che non si buildi, cioè nel senso che si builda il meno possibile.
Qua comunque, come potete vedere, raga, tranquillamente ci siamo fatti questi due player che comunque sia non erano scarsi, perché comunque sia a 12 punti non possiamo pretendere di beccare player scarsi. Ce la siamo cavata, raga, ci siamo portati queste due kill a casa, quindi tra due kill ci pigliamo un altro punto. Così è il funzionamento del torneo, spero che per chi non ha partecipato ai tornei stia un po' capendo. Comunque, raga, siamo in 9. Quando siete in così pochi state capendo, cioè probabilmente avete già capito, che state per prendervi altri due punti per il posizionamento. Difatti eravamo stra felici, vedete qua c'era quel colpo di frusta fermo, non so cosa stava facendo. L'ho noccato col cecchino e c'era l'altro suo alleato, che infatti ragazzi ci siamo buttati, soprattutto Carmelo infatti è andato a pusharlo per cercare di ucciderlo, in modo tale che raga avevamo il punto in più, quindi da 12 punti arriviamo a 13. Però c'è stata una bella sorpresa, perché praticamente uccidendo quei due siamo entrati nella top 5. Quindi cosa è successo? È successo che ci siamo presi gli altri due punti, vedete adesso da 13 ora muore tipo qualcuno. Quindi rientriamo, vedete, siamo a 15 punti, cioè raga, assurdo. Perché poi la paura più grande, no, 17 punti, scusate. Forse ho fatto qualche taglio extra, comunque sia, raga. Da 15 punti poi è morto un altro player o due, siamo arrivati a 17. Qua siamo stati furbi e ci siamo presi il vantaggio della safe. Abbiamo aspettato da dentro i nemici che arrivavano da fuori. Qua ho eliminato questo cavaliere nero a fatica, perché dovevo ricaricare, e là in fondo c'era un'operazione Zavaglione che ha cecchinato Carmelo. Perfetto raga, quindi abbiamo concluso questa partita arrivando a 20 punti. Quindi raga, spero che abbiate capito bene o male come si gioca questo torneo. Dato che viene premiato il posizionamento, il consiglio che vi do è di cercare di prendervi quei benedetti punti del posizionamento. Una volta che avete ottenuto il posizionamento, giocatela per eliminazioni, cioè nel senso non abbiate più paura di esporvi eccetera. Più che altro raga, se ve la giocate una partita di posizionamento, state attenti a non morire quando siete quasi in endgame. Perché? Perché raga, se ve la giocate per posizionamento, che è la cosa più valida, una partita dura circa 25 minuti, quindi non perdete 25 minuti, cioè nel senso, se arrivate in endgame, che state per prendervi il punto di posizionamento, evitate di morire inutilmente, perché sennò avete preso 20 minuti di tempo dal torneo e li avete buttati nel cesso. Quindi il consiglio che vi do è di gestirvi bene questo torneo, cercate di pigliare i punti di posizionamento che sono quelli che vengono dati in maggior quantità. Poi fate le eliminazioni e siete il top. Ovviamente senza i punti delle eliminazioni non ci saremmo mai presi il pin in questo torneo, perché a 25 punti non ci arrivavamo. Ne avremmo fatti sì o no una ventina penso di posizionamento, no, cazzata, no, ne abbiamo fatti tipo un 16-18, no, 16 di posizionamento, quindi potete ben capire che il posizionamento vale molto ma molto ma molto in questi tornei. Spero che abbiate capito bene o male come si giocano questi tornei, raga, mi raccomando, spaccate il tasto di mi piace, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, qui tutto da Rampage Anomali, raga, per dubbi, per perplessità, scrivetemi qua sotto nei commenti che vi risponderò, logicamente. Quindi qui è tutto.